Ciao, ben ritrovato. Spero che i video che fino adesso abbiamo postato ti siano piaciuti e siano stati di tuo interesse. Oggi andremo ad approfondire l'argomento che il mio amico e collega Lorenzo ha già introdotto settimana scorsa, ossia andremo ad approfondire tutte quelle che possono essere le problematiche annesse allo stare seduti per molto tempo a causa della nostra attività lavorativa, ma anche a causa del periodo che stiamo vivendo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Per meglio comprendere tale argomento è però giusto fare subito una piccola precisazione. Nella normalità, quindi in fisiologia, la nostra colonna vertebrale possiede quattro curve. Due curve che assomigliano a degli archi e sono definite lordosi, una si trova a livello cervicale e una si trova a livello lombare, quindi a livello della bassa schiena, e le altre due che assomigliano più a delle gobbe, che sono definite cifosi, una che si trova a livello, diciamo, della parte alta della schiena, quindi della cosiddetta zona toracica, e una a livello dell'osso sacro. Perché poi questa precisazione? Perché, così come evidenziano numerosi studiosi del settore e numerose pubblicazioni scientifiche, la nostra colonna è tanto più forte quante più curve ha. E questo è un concetto fondamentale non solo da tenere a mente per quanto riguarda tutte le nostre attività quotidiane, ma anche per quanto riguarda i nostri allenamenti. Infatti a noi piace pensare che gli esercizi più importanti o comunque migliori siano quelli eseguiti per esempio in stazione retta, a discapito di quelli invece eseguiti da seduto. Certo, potresti obiettare dicendomi sì, va bene, tutto giusto, ma io lavoro per 7, 8, 9 ore da seduto, cosa posso fare? Beh, sicuramente potresti mettere in atto tutti quelli che sono stati i consigli che già Lorenzo settimana scorsa ti ha esposto, quindi cercare di stare il più alti possibile, il più allineati possibile e cercare di alzarsi più volte durante la giornata. Però voglio darti altri consigli da mettere in atto. Questo perché? Perché sicuramente le zone che più risentono dello stare seduti per molto tempo sono le due lordosi, quindi i due archi, ossia la zona bassa della schiena, la zona lombare, e la zona alta, la zona cervicale. Quest'ultime sono le due zone della colonna maggiormente stressate, perché nello stare seduti noi spesso andiamo a perdere completamente il loro naturale andamento, andando appunto a gravare sull'intera colonna, perché come abbiamo detto poco fa, la colonna è tanto più forte quante più curve ha. Per cui, oltre a mettere in atto tutti quelli che sono i consigli e gli espedienti che ti ha spiegato Lorenzo settimana scorsa, potresti anche andare a cambiare più volte durante il corso della giornata la posizione che mantieni quando sei seduto. Questo ti servirà per spezzare questa routine nel mantenere delle posizioni, degli assetti scorretti che potrebbero andare a appesantire appunto la tua schiena, oppure potresti anche utilizzare un asciugamano arrotolato da mettere nella zona bassa della schiena, quindi dietro la schiena, per andare a migliorare quello che è il mantenimento del corretto allineamento. Però tutti questi sono degli espedienti, dei consigli che sicuramente puoi utilizzare per migliorare la posizione, l'assetto che mantieni quando sei seduto, ma dovremmo anche sempre lavorare su tutti quelli che sono i distretti e sul miglioramento delle funzionalità dei distretti che sono coinvolti nel mantenimento di questa posizione e nelle attività della vita quotidiana. Per cui già settimana scorsa ti abbiamo proposto degli esercizi che riguardavano la colonna in generale, ma soprattutto anche la parte più bassa, la parte lombare, per quanto riguarda il rinforzo e il miglioramento della funzionalità. Oggi invece vogliamo proporti degli esercizi che riguardano più la parte alta, la parte cervicale. Non voglio farti perdere altro tempo, per cui ti lascio agli esercizi. Spero che questo video, così come i precedenti, ti possano essere serviti e possano esserti stati d'aiuto. Ti auguro una buona giornata e a presto.